Ed eccoci qua, dunque, iniziamo con un nostro collaboratore, tra l'altro una nostra voce, che è Francesco Provenzano. Buonasera Francesco, ben trovato qui su Stadio Radio. Buonasera a te Emilio e a tutti i radioascoltatori di Stadio Radio. Allora, intanto noi sappiamo che tu in questo momento sei in uno stadio. Sì, perché... sono a Murano Calabro. Ok, sappiamo anche che c'è stato un rigore sbagliato poco fa. Siamo Dio, infatti quasi al secondo minuto di recupero, quindi la partita è quasi nei minuti di recupero. La partita 0-0 si poteva sbloccare con un tiro da fermo da una parte o dall'altra, non l'ha fatta Murano e quindi... il risultato giusto. Allora, noi con Francesco siamo in contatto quest'oggi per due motivi. Il primo è approfondire un po' quella che può essere la tematica del girone A di promozione. Allora, io ti posso dire che il big match Morrone-San Biase è finito 1-1, mentre la Rossanese ha battuto 3-1 lo Schiavonea. Sì. E poi vogliamo parlare con Francesco anche di un'iniziativa meritoria, però di questo ne parliamo dopo. Iniziamo appunto da questo girone di promozione, girone A, che quest'anno come non mai si annuncia spettacolare, perché c'è la Morrone che è una grande squadra, il San Biase che è una grande squadra, la Vigor Lamezia e il Roggiano che fino alla fine si daranno battaglia, e c'è anche l'inserimento del San Marco e dello Schiavonea. Sì, hai detto benissimo, sono tutte squadre che possono ambire, chi di più, chi di meno, alla vittoria del campionato. Giustamente il San Biase al momento che è in testa merita questa capolista, diciamo, questa primato, oggi ha fatto da quanto ho saputo, ha giocato pure bene a Cosenza. Quindi la Morrone giustamente segue. A ruota Vigor Lamezia e Roggiano, che Roggiano è in netta ripresa rispetto a qualche defaianza che si è vista prima. E questa crisi, diciamo, questa flessione del Roggiano, come la si spiega? Anche perché Roggiano comunque fino a un certo punto era una macchina da gol quasi perfetta, poi c'è stato un attimo di appannamento, adesso però diciamo è tutto rimesso a posto? Diciamo, un po' la crisi, non è che c'è tanto stata crisi, perché il Roggiano ha sempre fatto belle partite, ha creato anche tanto, non riusciva a finalizzare il tutto, però poi è venuto a mancare anche Marano, il capocannoniere di questo campionato, perché per stiramento, per due giornate, ora mi sembra che domani dovrebbe rientrare a Severia Mannelli. Però domenica c'è stata questa ripresa, e la ripresa secondo me c'è stata anche alla mezza con la Vigor Lamezia, da lì ha pareggiato. Perfetto, quindi insomma ci dobbiamo aspettare un campionato scoppiettante fino alla fine, poi bisogna fare molta attenzione alla coda playoff, lo dicevamo poco fa, comunque arrivare in finale playoff potrebbe valere in ogni caso il salto di categoria. Certo, cioè, è un campionato bellissimo, perché non è come l'anno scorso che era già quasi... sistemato come Corigliano Olimpico. Poi invece quest'anno sono 5-6 squadre che hai detto tu che se la possono giocare tutte e 6, ed è un campionato aperto. Secondo me vedremo un bel campionato fino alla fine. Bene, e adesso un'altra cosa bella, anche se si parte da un qualcosa di brutto, diciamo così, è l'impegno che il nostro Francesco Provenzano mette nella vita di tutti i giorni nel sociale. Noi lo scorso anno con Stadio Radio abbiamo abbracciato e continuiamo comunque ad abbracciare la causa di Orlando Fratto, il ragazzo di Soverato colpito dalla sarcoma e che sta lottando con le unghie e con i denti negli Stati Uniti per uscire fuori da questa situazione, mentre Francesco è molto vicino all'associazione Arco, e qui stiamo parlando sempre di associazioni che aiutano nella lotta contro il male del secolo, vale a dire i tumori. Allora io lascio parlare te su questa lodevole iniziativa, le lodevoli attività di questa associazione. Sì, io sono il presidente di questa associazione ARCO, associazione che è anomico di Associazione Riuniti Calabria Oncologia. Siamo di supporto a Riuniti di Reggio Calabria, dove c'è un reparto oncologico che vede come primario il dottore Correale, che era prima a Siena, non per dirla io, ma basta cliccare il nome Correale per Paolo su Google e si vede chi è il dottore. Abbiamo
in termini calcistici Maradona o Ronaldo in Calabria e lo facciamo giocare in un campo di pietra. Questo è il mio disappunto. Io sto venendo da martedì, sono stato a Roma, dove a Roma come si è costituito, abbiamo fatto la presentazione proprio martedì, si è costituito l'intergruppo parlamentare, quindi sono 50 senatori e deputati che hanno sposato la causa contro il cancro. Addirittura la mia associazione è l'unica calabrese che ha partecipato, perché noi facciamo parte di una rete di associazioni che sono in contatto fra di loro, sono 17 associazioni e portiamo avanti un progetto: la salute è un bene da difendere, un diritto da promuovere, che riguarda tutta la tematica per quanto riguarda i malati oncologici. Il mio punto che ho portato all'attenzione del Vano Onorevole è stata la presenza del psicologo nel reparto oncologico. E lì abbiamo avuto una grande affermazione come Calabria, che effettivamente siamo gli ultimi, ma non tanto. E non lo siamo anche perché c'è gente che si impegna, appunto, come fai tu e come fanno tante altre persone. Allora, Francesco, per sostenere concretamente Arco, cosa si può fare, cosa si deve fare, cosa bisogna cercare? Abbiamo un sito www.associazione-arco.it dove c'è tutto l'IBAN e tutto per fare questa associazione, per stare vicino all'Arco. Noi, ripeto, siamo di supporto al reparto oncologico di Reggio Calabria, dove lì con la venuta del dottore Correale si è trasformata un po' la tendenza, invece le persone invece di andare al nord vengono dal nord in Calabria. Lì c'è la presenza di pazienti napoletani, romani, siciliani, vi vengono addirittura dalla Toscana, quindi si sta tramutando il rapporto tra i viaggi della speranza. Dobbiamo crederci in più, manca un po' la struttura. Questo è quello che chiediamo al governo calabrese e al commissario Scura. Bene, Francesco, io quello che ti posso garantire è che noi, per come possiamo e per come potremo, daremo sempre la massima visibilità possibile, il massimo supporto possibile a questa causa, perché chi ha un microfono che parla a una regione intera, che parla a tantissime persone, ha il dovere morale di concorrere al miglioramento della condizione della società, in questo caso trattandosi poi di una regione con mille difficoltà. Lenire queste sofferenze diventa un obbligo al quale nessuno si può e si deve sottrarre. Ma io ho detto proprio alla presenza, ripeto, di 50 senatori di tutti i partiti e mi hanno dato ragione, la Calabria non ha bisogno di soldi, i soldi ci sono, bisogna combattere lo spreco che c'è nella sanità e questo mi hanno dato ragione tutti gli onorevoli che faranno di tutto il possibile per impegnarsi, perché questo è un intergruppo parlamentare che si è costituito e noi come associazione staremo sempre lì a chiedere a loro e a darci una mano e di sostegno proprio in questo. Dico, la Calabria non ha bisogno di niente, le risorse ci sono, bisogna evitare gli sprechi, quindi stare attento sugli sprechi, perché la Calabria non può fare sprechi. Perfetto, Francesco, grazie mille per il tuo intervento, è stato veramente un onore soprattutto poter parlare di questo e ti garantisco che ci sarà modo di continuare ad approfondire la vicenda. E io sono sempre a vostra disposizione, sempre, soprattutto per Radio. Grazie.